essere dipinti attraverso l'opinione pubblica, dall'informazione o da chi mette in giro voci così di corridoio, come quelli che vogliono i contrasti, come quelli che vogliono alimentare le polemiche. Ma quali polemiche? Le polemiche le alimenta, come ho già detto, chi vuole creare le fazioni. Noi siamo persone normali, siamo persone che si vedono, che hanno voglia di condividere e che hanno voglia di creare finalmente una rete che in questa regione negli ultimi 2 anni non c'è mai stata. Non c'è mai stata. Bravo. Assolutamente, ce l'ho anche con l'informazione che ovviamente non dà, che non fa vera informazione, che non dà le notizie corrette. Ce l'ho anche con questo. In questa regione, no, voi avete fatto molti consiglieri, molti onorevoli, eccetera. Questa è una cosa molto importante, evidentemente avete raccolto molto consenso. Però proprio in queste regioni iniziano ad esserci primi malumori nella vostra base, ma non solo qua, noi li abbiamo raccolti in Veneto, li abbiamo raccolti in Campania, che si fondano sempre su quello che lei sta raccontando adesso, sul motivo, cioè sul metodo che non si capisce bene qual è e non si capisce bene da chi viene gestito questo metodo. C'è questa fantomatica figura che non si capisce chi è, di questo staff che decide le cose. Questo è, diciamo, il motivo di malumore spesso e volentieri. Prima cosa, chi sono queste persone dello staff? Così sì, diamo un nome e abbiamo risolto. Non c'è bisogno di dare nome. No, un nome, diamo una figura. Ma non c'è bisogno, l'organizzazione del movimento è sempre stata molto chiara e trasparente agli occhi di tutti i cittadini. Non penso che le stesse pulci che vengono fatte a noi vengono fatte anche agli altri partiti, perché all'interno del Partito Democratico, all'interno di Forza Italia, in Forza Italia dove decide tutto uno, e all'interno del PD dove c'è il marasma totale, non c'è un'attenzione così forte. Però come c'è nei nostri confronti. Cioè, io capisco che per voi, diciamo, il problema è la stampa, ma non è tanto la stampa, è il fatto se magari sul territorio perdete consensi o perdete attivisti. Il problema io di questo è le racconto. Sì, ma voi la cosa che noi denunciamo è che dovreste anche raccontare tutte le volte che vengono fatte delle battaglie, che vengono portate avanti delle cose giuste e che all'opinione pubblica non arrivano, perché se in questa settimana all'interno della Camera dei Deputati viene approvata una legge a prima firma Michele Dell'Orco, parlamentare di Modena, di questa regione, che si è fatto il mazzo in Parlamento, in Commissione Infrastrutture e Trasporti, per una proposta di legge sulla chiusura degli esercizi commerciali la domenica, e nessuno lo sa, e questo è un esempio di collaborazione, ad esempio, che c'è stata anche con le altre forze politiche, c'è qualcosa che non va. Perché purtroppo all'informazione italiana in questo momento e alla stampa, quello che noi denunciamo da sempre, interessa di più il gossip che altro. Sì. E poi ci sono persone che ovviamente giocano ad alimentare questo giochino di fazioni e di dissidi, quando in realtà è tutto molto normale. Noi abbiamo uno staff a Milano che ovviamente dà le indicazioni per tenere la burocrazia anche del movimento, per le regole sono quelle che abbiamo sempre condiviso, sono quelle 4 regoline del cazzo, non uso una parolaccia, ma perché ripeto quello che disse anche Beppe Grillo sul palco di Bologna durante le elezioni. Abbiamo quelle 4 regoline tanto semplici, le abbiamo sempre rispettate, 2 mandati e poi basta. Adesso, di quello che è successo, insomma, anche espresso in maniera pubblica, no? Certo, ma perché, come ho detto, è giusto che quando certe cose non vanno vengano fuori, e bisogna smetterla di avere paura di esprimere la propria opinione, perché penso che invece ci faccia bene dirci anche tra di noi le cose come stanno. Il confronto è sempre positivo. Se in questo momento abbiamo dei problemi, fare finta che non esistano e raccontarci che è tutto perfetto e va tutto bene non serve, secondo me, al movimento di cui faccio parte. Poi, se vogliamo raccontare che è tutto normale, che va bene così, facciamolo pure, però è questa. Quando avrete un confronto con Casaleggio, anche se lui non sta molto bene adesso? Ma guardate, su queste qui cose, non c'è neanche bisogno, appunto, come ho detto, noi non è che vogliamo prendere Beppe Grillo, Gian Roberto Casaleggio e chiuderli in una stanza, ma ci mancherebbe altro, ma non è questo. A noi interessa di più confrontarci tra di noi. In questa regione purtroppo abbiamo avuto e abbiamo dei problemi da risolvere e li risolveremo, perché vogliamo evitare che prossimamente, per colpa di mancate comunicazioni, vengano fatte fuori persone semplicemente perché a qualcuno è girata male la mattina, perché questi sono i motivi, non c'è altra spiegazione. Il fatto di inserire una regola che prima non esisteva e non è mai esistita, perché purtroppo non è verificabile, non è da Movimento 5 Stelle. Poi, se vogliamo dirci che gli indagati non devono stare all'interno del movimento, a noi va benissimo, ma come si fa a verificarlo? Come si fa? Come si fa?
Lei lo sa che sei indagata per concorso esterno in associazione mafiosa, non c'è nessun PM che glielo viene a dire, proprio perché esiste il segreto istruttorio e quindi non glielo vengono a dire. Certo. Quindi noi rischiamo di mettere dentro persone che magari sono indagate per reati gravi e ovviamente nessun pubblico ministero ti andrà a scrivere sul 335, sulla richiesta che tu fai, che sei indagato per questi reati gravi. Non possono, segreto istruttorio. Quando c'è un rinvio a giudizio o un avviso di garanzia le cose si sanno, prima non si sanno, e allora io non mi posso basare su un articolo di giornale per fare fuori un possibile candidato o una persona che ha lavorato. Altra cosa, chi ha lavorato per questo movimento? In comune, ma anche non in comune, anche un attivista, le persone che lavorano e si danno da fare per il Movimento 5 Stelle non devono essere cacciate, quelle persone devono essere valorizzate, perché possono trasmettere agli altri quello che hanno imparato all'interno delle istituzioni o anche da fuori. Ed è questo che noi stiamo chiedendo. Le faccio una provocazione. Non è che facendo in questo modo Grillo e Casalezzo stanno cercando di parlare non più agli attivisti, perché gli attivisti conoscono il movimento, gli attivisti pretendono dal movimento delle cose, cerca di parlare solo agli elettori. Per cui degli attivisti che magari stanno lì, gli rompono le scatole, gli mandano le mail, sono dissidenti, magari cerchiamo di tenerli un pochino a bada, perché tanto quelli, i nostri voti non ci arrivano da loro. Se perdiamo anche tutti gli attivisti, il nostro bacino elettorale sono gli elettori. Non è che è questa la strategia di Grillo? No, io penso, non sono qui per parlare di strategia di Grillo o altro. La comunicazione di Grillo per me non è mai cambiata, insomma Beppe Grillo è sempre lo stesso, lo vediamo. Ma non è che ha sempre... anche Pizzarotti, no, ha detto torniamo al territorio, torniamo alle origini, non è che questo è frutto di una strategia, magari di cui voi non siete consapevoli, che porta Grillo, il suo staff, le persone che parlano attraverso il blog a parlare agli elettori e non più agli attivisti? Non ho paura di questo? No, io non ho paura perché so che insieme a me a lavorare ci stanno i miei colleghi parlamentari, ci sono appunto, come ho detto, le persone sul territorio, c'è un Federico Pizzarotti che fa il sindaco, c'era un consigliere regionale che si chiama Andrea De Franceschi, ci sono migliaia di persone che lavorano per il Movimento 5 Stelle, allora di cosa dovrei avere paura? Della strategia di Beppe Grillo? Ma quando mai? Cioè, Beppe Grillo per me è sempre lo stesso, è quello che ci ha fatto venire voglia di attivarci. E guardate dove siamo arrivati. 9 milioni di persone che ci hanno eletto alle elezioni del 2013. Un potenziale che dovrà solo aumentare, ma dipende da noi. Da nessuna strategia di Beppe Grillo o Gianroberto Casaleggio o da fazioni o da dissidi e quant'altro. Dipende solo da noi e dalla nostra voglia di portare avanti i contenuti. E soprattutto di avere il coraggio e la libertà di poter esprimerci quando certe cose ovviamente secondo noi non vanno bene. Senta, se domani ci troviamo un PS nel blog di Beppe Grillo con il suo nome. Ma per favore, tutte le volte che ci sono state cose di questo tipo era perché alla base c'era o un territorio che non riconosceva più quel candidato o perché c'erano persone che si volevano, ovviamente che non si riconoscevano più nei principi del movimento, e quindi sono state prese delle decisioni per allontanare chi non era più. Quindi lei non teme il PS, diciamo, nemmeno il soprannome, certo, come è stato dato a Pizzarotti, Capitan Pizza. Certo che no. Ci sarà a Roma? Roma, certo, ottobre, al Circo Massimo, 10-11-12. Ce la farete? Ci siamo tutti al Circo Massimo, guardate quanto. Speriamo che sarete tantissimi. Ma sì, saremo tantissimi, anzi, invitiamo tutti i cittadini a venire. Perché sa che ancora al momento languono un po' le... Ecco, allora approfittiamone per chiedere alle persone se, visto che noi non prendiamo finanziamenti pubblici e ci finanziamo da soli, e lo abbiamo sempre fatto, e noi parlamentari insieme a tutti i consiglieri restituiamo soldi, noi le mettiamo in un fondo per la piccola media impresa, e invece di prendere i soldi del finanziamento pubblico ci siamo sempre finanziati da soli, chi vuole fare un'offerta vada sul blog di Beppe Grillo e doni quello che vuole per fare in modo che davvero Italia 5 Stelle sia un evento davvero che possa funzionare, che possa raccogliere tutti i cittadini che sono stanchi di questa politica che non sta portando a nessuna parte, di questo governo che ha già dimostrato tutti insieme quell'occasione. Ci sarà anche Casaleggio, nonostante stia benissimo. Questo non lo so, e nonostante certo, infatti possiamo fare anche delle domande a voi, sì, di Ballarò. Voglio, però prima mi fa finire questo discorso, poi mi fa tutte ma le domande che vuole. No, la cosa che dicevo è se ci sarà questo momento di confronto, la volevo far terminare su questo. Beh, noi siamo qua. Tutti lì, è ovvio, ci confronteremo con i cittadini, ci confronteremo tra di noi, ma lo facciamo tutti i giorni, cioè... Non avete temore che siano, che vengano poche persone dopo il calo delle europee, dopo... No.
siamo, come ho detto, dipende da noi, dipende da come sapremo comunicare i nostri contenuti anche in questo periodo, da qui al 10, all'11, al 12, dipende da quello che sapremo dare all'opinione pubblica, saper dimostrare quello che stiamo portando avanti, le lotte che stiamo portando avanti. Però abbiamo bisogno anche della vostra collaborazione. E abbiamo bisogno anche della vostra collaborazione. Perché finora quello che è passato del movimento non sono stati i grandi lavori che abbiamo fatto, ma sono stati solo i gossip. Esattamente. Finalmente cercate di dire quello che fa il Movimento 5 Stelle, quello che fanno questi ragazzi tutti i giorni. Il Movimento 5 Stelle siamo noi, siamo noi attivisti. Io sono consigliere in un comune di 4.000 abitanti e mi do da fare tutti i giorni per cercare di il bene comune, così qua dentro siamo tutti. Ma non chiedetevi di Grillo e Casaleggio, ma chiedete di noi, quello che facciamo, le nostre idee, quello che stanno facendo loro. Ma basta questa storia, dovete cambiare. Dovete cambiare registro, perché voi siete delle persone intelligenti. E no, sono delle persone intelligenti. Essere giornalista vuol dire avere un certo background e quindi devono saper discernere quella che è la vera notizia e quello che è il gossip. Finora del Movimento 5 Stelle è stato detto solo che il gossip, del gossip schifoso, basta, siamo stufi. E questa è una giornata bellissima per poterci confrontare, per poter scambiare le nostre esperienze. Abbiamo presentato tutti i consiglieri la mozione dell'8 per 1000, una mozione grazie ad un parlamentare del Movimento 5 Stelle, e adesso il governo Renzi ci infila la faccenda che quell'8 per 1000 in parte deve essere dato anche agli edifici di culto. Ma diciamole queste cose. Noi lavoriamo nel territorio per tutti, basta veramente. Grazie a Giulia e a tutti quelli come Giulia, ma una volta tanto diciamolo. Scusami Giulia, avevo bisogno di sposarmi. Non ti preoccupare.